giù. Chi l'ha detto che la pizza deve per forza far ingrassare? Certo, con uno strato di cioccolato sopra si prendono chili solo a vederle. Esistono però pizze dietetiche in tutto e per tutto buone come quelle tradizionali. L'impasto e la farina sono diverse, il risultato è lo stesso. Parola di esperti, componenti della Nazionale Italiana Pizzaioli, che nell'Oasi Naturale di Torre Calderina a Molfetta hanno dato lezioni di mangiare bene e soprattutto sano. La Diet Pizza è una pizza nuova sul mercato. Noi siamo qui in Puglia appunto perché abbiamo visto che nel territorio c'è abbastanza richiesta, anche perché è una pizza particolare che viene lavorata innanzitutto con una farina certificata, l'unica, e abbraccia un po' quello che è la clientela di chi segue diete dimagranti, linea sportiva, ma soprattutto anche per chi deve seguire una pizza, per chi deve seguire una dieta a basso indice glicemico, quindi anche il diabete. Maduliva Viz, Aviz, Aviz, Cavumarolandop, Cavumarolandop, Maduliva Viz, Aviz, Aviz, Cavumarolandop, Aviz e niente più. È un controsenso parlare di pizza dietetica. Se siamo attenti alle farciture, se mettiamo l'utilizzo di verdure a chilometro zero e di eliminare dei grassi comunque sia dall'interno che sulla farcitura della pizza, possiamo parlare di pizza dietetica. E poi c'è la pizza dolce. E poi oggi stiamo anche facendo vedere la differenza appunto delle varie farciture di pizza, in questo caso anche delle pizze dessert. Le pizze dessert non sono le classiche pizze spalmate con un paio di creme, ma qui noi ci sbizzarriamo anche con la frutta fresca, qui visto che siamo sul mare, frutta fresca, creme, pistacchio, gianduia, quindi diverse farciture, quindi non è proprio una pizza, è proprio un prodotto di pasticceria da alternare al classico dessert. Io ti scusai all'improvviso.